Coach Pozzecco arriva alla F dopo una convincente prova in quel di Roma. No, sì, dopo la E sicuramente, però dopo la convincente prova a Roma del tuo roster. Pian pianino le cose vanno ad aggiustarsi, coach. Ma sì, diciamo che il nostro chiaramente obiettivo conclamato è proprio questo, far sì che i giocatori abbiano un senso di comunità, identità, di squadra e che facciano in campo... che abbiano una traccia su cui poi esprimere il proprio talento. Questo penso che sia il mio credo cestistico unico, che non è poi alla fine un sistema di gioco estremamente complesso, anzi che si basa poi palesemente sul talento dei giocatori in attacco e che in difesa invece insomma voglio che ci si garantisca come dire un'identità comune dove entrambi, insomma, tutti i giocatori siano consapevoli di quelle che sono le nostre piccole regole che ti possono permettere, secondo me, di difendere bene, meglio di quanto invece tu possa fare se non le hai. Ancora defiance per quanto riguarda qualche giocatore, c'è da aspettare, dicevi in conferenza stampa, ancora Tillman. Sì, Tillman si sta allenando, sono molto contento della sua crescita negli ultimi 10 giorni. Abbiamo uno staff tecnico medico di primissimo livello, quindi diciamo che da quel punto di vista lì non sono mai preoccupato e questa è una grande cosa per un attore, per uno staff. È anche vero che poi dobbiamo mettere insieme la parte sanitaria con la parte tecnica, soprattutto poi anche di condizione, quindi con Bocco, Pietro stiamo cercando di capire quanto senso abbia metterlo in campo domenica, soprattutto perché poi arriva da un periodo complicato, quindi non voglio che viva dei disagi, non voglio che viva ulteriori negatività e quindi prendiamo in considerazione tutto quello che è il bene sia della squadra ma anche suo. Ultimissima cosa, hai salutato l'arrivo di Ferdinando Gentile, qualcuno ci ha suggerito, ma un Pozzecco e work in progress.